Salve, per chi non lo sapesse mi devo operare, trovare qui il video e oggi è quel giorno, cioè in realtà non doveva essere oggi, doveva essere domani, però mi hanno chiamato e mi hanno detto ti devi operare in anticipo, che fai? Le dici di no, quindi mi devo operare oggi. Ieri sono già andato a fare tutti i controlli, analisi, elettrocardiogramma, tampone, ho fatto tutto quanto e oggi sono pronto. La mia prima operazione non l'ho mai fatta una, incredibile, la mia prima volta in Sardegna e mi sto cacando sotto. Comunque ora vi tengo aggiornati e vediamo un po' quello che succede. Devo andare in clinica, sono le 7 di mattina. Non ho né mangiato né bevuto. Ho una fame che mi potrei mangiare tutta la mia stanza. Però resistiamo, siamo forti. Allora, ho fatto i raggi al torace. Non so che minchia mi servono i raggi al torace se mi devo operare al crociato, però ho fatto i raggi al torace e sono nella stanza. C'è pure il mio amico lì a vedere il nostro amico Gesù. Fa il miracolo, Gesù. Fa il miracolo, vabbè, al massimo se va male l'intervento la gamba non ci sarà e prenderò la pensione, qual è il problema? Nessun problema. Comunque sono qui a letto e c'è un altro signore a fianco a me e non so quando mi opereranno, spero presto, ci becchiamo tra poco, spero, se non muoio prima. Salve, madonna che capelli del cazzo, è finito l'intervento, è durato tipo 10 meno 10, 11 meno 10, 12 meno 10, insomma 2 orette più o meno, sembra tutto ok. Il crociato sembra essere tornato, ma magari tra poco ve lo faccio vedere. C'ho la flebo, c'ho la morfina, le cose penso per non sentire dolore. Mi hanno fatto anche una puntura per tranquillizzarmi, per stare un po' più tranquillo. Infatti l'ho visto e mi sono un po' addormentato, poi l'ho visto e mi sono un po' addormentato. Stavo un po' così, però tutto sommato è andato. Ora devo rimanere qua tutto il giorno, fino a domani mattina, e poi è un attimo da vedere un po' come procede. Tanto ho portato tutto, ho l'iPad, così almeno mi guardo qualche cosa, passo il tempo. Magari monto pure il video, questo video che state già vedendo, e poi vi faccio vedere un po' come sta la gamba. Eccolo qua, allora, la gamba sinistra, che è questa, è quella sana, e invece la destra è tutta fasciata completamente, non posso praticamente muoverla. Per il momento tutto ok. Infermiere abbastanza brave, molto molto brave, molto carine, molto cordiali. Giù all'intervento tutti i dottori, il dottore è gentilissimo, mi hanno fatto stare tranquillo. Fortunatamente per ora, almeno per ora, tutto ok. So solamente che non ho ancora mangiato e vorrei mangiare perché c'ho un po' fame. Questa qua è la mia stanza, questo qua è il letto, lì c'è la televisione e qui c'è invece l'altro signore che è un po' più anziano di me, che ha fatto sempre l'intervento alla gamba e poi lì c'è il nostro caro amico Gesù Cristo che ci assiste. Ci vediamo dopo se ci dovessero essere un po' di novità. A dopo. Allora, sono passate circa 2 ore e ho la gola letteralmente in fiamme. Cioè, ho la gola secca, non bevo da ieri sera. Comunque non bevo da tanto, non mangio da tanto. C'ho una fame che mangerei pure il tutto. E la gamba inizia a fare leggermente male. Sì, più che altro perché ho visto che a destra c'ho 2 bottiglie piene di sangue, che a quanto pare è il drenaggio, ecco. Infatti qua a terra c'ho 2 boccette di sangue, che non ve le faccio vedere perché è meglio per voi. E forse perché ho guardato quella mi sta facendo senso e quindi mi sta facendo leggermente male la gamba. La flebo sembra che è finita e ancora non me l'hanno cambiata. 4 ore dopo l'operazione ancora niente. Non mi sta cagando nessuno, doveva venire l'infermiera, non è venuta. L'infermiera che mi stava seguendo prima se n'è andata, giustamente magari era finito il turno. Allora, mi hanno appena confermato che mi medicheranno, mi toglieranno il drenaggio e me ne manderanno. Quindi godo e ho visto che fa un po' male il suo drenaggio. Spero che non sia così, che sennò sono cazzi. Comunque, ci vediamo dopo appena esco, se mi fanno uscire, se si sbrigano. Questa comunque è la situazione della mia gamba. Questo qua è il drenaggio e sta tutta fasciata, ancora così. Una cosa che non vi ho detto è che mi hanno portato il tè completamente bollente. Sono 85 gradi, mi porto nel tè bollente. Vabbè, ho fatto troppo male, troppo, troppo. Voi immaginate 2 tubi conficcati dentro la gamba e non ho dovuto togliere, a secco. Quindi non potete capire il dolore. Che cazzo non mi fate queste cose? Però, vabbè. Tra poco hanno detto che mi danno le dimissioni, quindi potrò tornare a casa. E quindi è andata. Questa è come si presenta la gamba.
Eccola qua. Non vi registro la parte dove torno a casa perché tanto è inutile, starò a letto. Spero di poter fare live nei prossimi giorni e saremo un attimo a vedere. Grazie di aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima.